Ben ritrovati con l'informazione di RTC Quarta Rete. Apriamo questa edizione del telegiornale parlando di cronaca. Si aggrava la posizione del 18enne di Pagani che nella notte tra il 1° settembre ha investito un gruppo di coetanei all'esterno di una nota discoteca di via 25 luglio a Cava dei Tirreni. Il giovane, ritenuto responsabile del delitto di strage, è stato condotto presso la casa circondariale di Salerno. Le indagini condotte dagli agenti di polizia del commissariato di pubblica sicurezza di Cava dei Tirreni con la direzione del PM Anna Chiara Fasano hanno permesso di ricostruire in maniera accurata quanto avvenuto a Cava dei Tirreni nella notte tra il 1° ed il 2 novembre all'esterno di una nota discoteca di via 25 luglio. E così nel pomeriggio di ieri è stata eseguita l'ordinanza di custodia in carcere del 18enne di Pagani, CC le sue iniziali, precedentemente posto ai domiciliari. La sua posizione infatti si aggrava in quanto è ritenuto responsabile del delitto di strage per aver investito almeno 8 persone all'uscita della discoteca dove si era recato in compagnia di altri ragazzi di Pagani. Sulla base di quanto emerso nel corso della serata, in seguito ad un litigio con altri frequentatori della discoteca, il gruppo di Pagani si era portato all'esterno del locale con l'intento di aspettare i rivali per fargliela pagare. Cicci tuttavia aveva trovato la ruota della sua vettura bucata e, non essendo provvisto della ruota di scorta, aveva chiesto supporto al padre, prontamente accorso sul posto con la sua Fiat 500. Mentre il genitore era intento nella sostituzione dello pneumatico, però, il figlio, salito a bordo della vettura paterna, si era fiondato sui ragazzi in uscita dalla discoteca, investendone almeno 8 e terminando la sua folle corsa contro un palo della luce. 7 feriti, 6 residenti a Cava dei Tirreni e 1 ad Angri. 6 hanno riportato lesioni piuttosto lievi, mentre un 19enne di Cava dei Tirreni è stato ricoverato con gravi fratture al bacino. La ricostruzione di quanto avvenuto all'esterno del locale è stata effettuata anche attraverso la visione dei vari filmati di videosorveglianza e mediante le dichiarazioni dei testimoni. Il tutto è stato riferito all'autorità giudiziaria, che ha chiesto al GIP la custodia cautelare in carcere per l'autore dei fatti. Il giovane è stato così condotto presso la casa circondariale di Salerno. E continuiamo ora a parlare di cronaca, ma ci trasferiamo a Sala Consilina, dove la comunità è sotto shock per l'omicidio di Violeta, la donna rumena bruciata viva nel suo appartamento dal convivente arrestato poi dai carabinieri. La 32enne lascia 3 figli piccoli. Gli ultimi aggiornamenti nel prossimo servizio. Angoscia e sgomento nel Vallo di Diano per quanto accaduto a Violeta Senciu, l'ennesimo caso di femminicidio che sconvolge la comunità. La tragedia accostata la vita a Violeta, madre di 3 figli, ha spinto l'amministrazione comunale di Sala Consilina, il sindaco Francesco Cavallone, in veste anche di presidente del consorzio piano sociale di zona, a commentare l'accaduto. Siamo tutti sconvolti per questo gravissimo episodio, sottolinea il primo cittadino. Mi sento in questo momento di esprimere la costernazione dell'intera comunità. Il nostro pensiero, dichiara Cavallone, va ai suoi 3 bambini e mi sento di garantire il nostro impegno per favorire un loro percorso di reinserimento utilizzando tutti gli strumenti possibili. Sia il comune di Sala Consilina che il consorzio piano sociale di zona S10 faranno tutto quanto nelle loro possibilità per questi bambini, nella speranza, conclude il primo cittadino, che pur nella immane tragedia possano almeno ottenere il conforto di restare insieme. Anche la consulta delle donne amministratrici ha voluto manifestare il suo profondo dolore per quanto accaduto e lo ha fatto attraverso una lettera rivolta direttamente alla giovane Violeta, chiedendole scusa per non essere riusciti ad aiutarla. Violeta, scusaci, abbiamo fallito. Sono queste le parole dolorose con cui si apre la lettera. Siamo rimaste indifferenti ed in attesa che fossi tu a trovare la forza di cercarci. Le amministratrici valdianesi sottolineano come da questa tragedia abbiano percepito la necessità che servano azioni concrete per arrivare nelle case e fermare i drammi che possono poi sfociare in tragedie. Abbiamo fallito tutti, dichiarano, perché abbiamo voltato le spalle. Con le parole siamo contro la violenza, concludono, ma ancora oggi cerchiamo giustificazioni a ciò che ti è accaduto. Un violento ha usato la più grande delle violenze ammazzandoti. Scusaci, Violeta, se abbiamo fallito.
Un messaggio arriva anche dal centro antiviolenza Retusa. Molte donne vittime di violenza, dichiarano, pensano di non avere via d'uscita. È fondamentale il supporto di famiglie e amici capaci di cogliere i segnali della violenza. Noi dei centri antiviolenza da anni ripetiamo in tutte le sedi che femminicidi e ogni tipo di violenza di uomini su donne sono frutto di un'escalation che può e deve essere riconosciuta e fermata. Cambio al vertice della squadra mobile di Salerno, arriva il vicequestore Marcello Castello proveniente dalla questura di Modena. Stamane la presentazione. Questi avvicendamenti sono utili perché ovviamente conferiscono alla struttura in cui c'è un nuovo capo, un nuovo dirigente, un vissuto professionale di chi viene da un'altra realtà o da altre realtà. Salerno è una realtà che merita attenzione ed il cambio ai vertici che ha riguardato vari uffici della Questura di Salerno rafforza il presidio sul territorio. Con queste parole il questore di Salerno Maurizio Ficarra ha salutato oggi l'arrivo alla guida della squadra mobile di Salerno del vicequestore Marcello Castello proveniente dalla Questura di Modena dove svolgeva la stessa funzione. 45 anni, originario della Sicilia dove ha diretto diversi commissariati, Castello ha detto di conoscere Salerno per la sua vicinanza con Avellino, dove ha diretto la squadra mobile per 2 anni nel 2015, ma ha riconosciuto al capoluogo salernitano una complessità maggiore. Sono onorato di venire a Salerno, innanzitutto ringrazio il Dipartimento e il signor Questore per avermi dato questa possibilità. Salerno è una realtà importante, una realtà complessa, spero di dare il massimo contributo, soprattutto ripeto collaborare con l'autorità giudiziaria di tutto il territorio affinché si possano ottenere risultati utili per la sicurezza della collettività. Arriva in un momento particolare, venerdì si accendono le luci, le hanno già dato insomma, qualche notizia in merito a quello che è anche un problema di sicurezza per la città di Salerno? Sì, in effetti so che è un evento internazionale che comunque coinvolge l'arrivo di numerose persone sul territorio, questo ovviamente presuppone una soglia di attenzione maggiore per tutti quei reati, soprattutto quelli predatori che possono incidere sulla collettività e sulla sicurezza dell'individuo. Il dottor Castello, da me conosciuto perché in altre sedi abbiamo avuto l'opportunità di lavorare insieme, è un funzionario che ha grande esperienza e che potrà dare senz'altro un grandissimo contributo all'attività della squadra mobile. La creazione di nuovi servizi ed opportunità per imprenditori e comunità in cui insistono insediamenti industriali. E questo è l'obiettivo del presidente del Consorzio ASI di Salerno, Antonio Visconti. Il protocollo d'intesa sottoscritto nei giorni scorsi tra Comune di Cava dei Tirreni, Provincia di Salerno e ASI per la copianificazione degli interventi urbanistici nelle zone gestite dal Consorzio rappresenta soltanto il primo passo verso accordi analoghi. L'obiettivo, infatti, è quello di sviluppare con nuovi servizi per gli imprenditori e per le comunità le aree in cui insistono insediamenti industriali, nelle 4 aree consortili dell'ASI Salerno. Ai nostri microfoni il presidente Antonio Visconti fa il punto della situazione e traccia le linee programmatiche per il futuro. Nei giorni scorsi ne abbiamo redatto uno di natura diversa, ma altrettanto importante, che ha riguardato l'interporto o ormai l'ex interporto di Battipaglia. Anche a Battipaglia coesistono 2 condizioni, ossia l'esigenza di adeguare una porzione del piano a quelle che sono le mutate esigenze del contesto urbano, perché anche lì l'area industriale è in prossimità del centro residenziale, tuttavia è in quella direzione dovremo lavorare, mentre comunque è innegabile che Battipaglia sia il vero polo industriale della provincia di Salerno ed è proprio su quello che ci siamo concentrati per liberare delle risorse e delle aree a disposizione degli insediamenti produttivi e soprattutto per creare un'infrastruttura che ci auspichiamo sia da volano per l'intero sistema, ossia una infrastruttura che sia di supporto alle attività logistiche e produttive nell'ambito agroindustriale, perché lì coesistono 2 condizioni formidabili, che è un apparato agricolo di importantissime dimensioni e un apparato industriale che nonostante la crisi continua a reggere. La capacità sarà quella di integrare questi 2 settori, fare in modo che le eccellenze agricole diventino eccellenze delle industrie e rinforzare un tessuto che ha tutte le condizioni per partire.
Giovedì 8 novembre, presso l'Istituto Comprensivo Carducci Trezza di Cava dei Tirreni, prenderà il via un ciclo di seminari e dibattiti finalizzato a migliorare la genitorialità e le relazioni familiari, intitolato «Aiutiamo i nostri figli a diventare grandi». Gli incontri saranno tenuti dal Centro Servizi per la Famiglia del Piano di Zona S2 e saranno strutturati in una serie di giornate di confronto-dibattito dedicate a diversi ordini di scuola per affrontare problematiche specifiche di ciascuna fascia d'età. Gli appuntamenti si svolgeranno nell'aula magna della sede centrale, quindi in via Carlo Santoro a San Lorenzo, alle ore 17.30. Folla di fedeli ieri a minori per Santa Trofimena. Presente nella cittadina costiera una folta delegazione da Patti per consolidare l'amicizia tra le due comunità. Il 27 novembre la chiusura delle celebrazioni dell'anno speciale dedicato alla Santa per il 225 anniversario del secondo ritrovamento delle reliquie. Due comunità geograficamente lontane ma indissolubilmente legate nel nome di Santa Trofimena, Minori e Patti. Le due comunità infatti ieri 5 novembre hanno festeggiato insieme la solennità della Santa Patrona, celebrazioni che quest'anno hanno assunto un carattere del tutto particolare in quanto collocate a pochi giorni dalla conclusione dell'anno speciale indetto in ricordo del 225 anniversario del secondo ritrovamento delle sacre reliquie di Santa Trofimena. Nella città del Gusto sono giunti circa 200 fedeli provenienti da Patti, città in provincia di Messina che la tradizione vuole abbia dato i Natali alla Vergine e Martire lì venerata con il nome di Febronia. La visita si colloca nel più ampio programma che ha visto la cittadina di Minori farsi pellegrina a Patti insieme con le reliquie della patrona lo scorso luglio. In quei giorni è stato sancito anche il patto di gemellaggio tra le due municipalità, consacrato a Minori domenica sera alla vigilia della festa con lo scoprimento di una targa. La delegazione pattise era guidata dal sindaco Giuseppe Mauro Aquino con membri del civico consiglio e dal parroco della cattedrale Monsignor Enzo Smeriglio. Le funzioni religiose invece sono state presiedute dal vescovo Monsignor Guglielmo Giombanco. Ieri 5 novembre, giorno in cui si ricorda il rinvenimento sulla spiaggia delle sacre spoglie di Santa Trofimena, lo stesso vescovo di Patti, Monsignor Giombanco, ha presieduto la solenne eucaristia a cui ha fatto seguito la processione per le vie del paese della venerata statua e delle sacre reliquie della patrona, con la rievocazione tradizionale della traslazione di queste ultime dalla riva del mare trainata da due giovani giovinche. Le celebrazioni si sono concluse con un concerto offerto dal coro polifonico Amici di San Francesco di Minori, diretto dal maestro Candido Del Pizzo, accompagnato dal premiato concerto bandistico Città di Minori, diretto dal maestro Giovanni Vuolo. Al termine del concerto, Monsignor Giombanco ha benedetto due artistiche fiaccole che arderanno dinanzi alle sacre reliquie nelle basiliche di Patti e di Minori. Le celebrazioni dell'anno speciale dedicato a Santa Trofimena si concluderanno il prossimo 27 novembre, 225 anniversario del secondo ritrovamento delle sacre reliquie, con il solenne pontificale presieduto dal cardinale di Napoli Crescenzio Sepe. Evento questo di Santa Trofimena che ieri abbiamo trasmesso in diretta su RTC Quarta Rete e che andrà in replica nei prossimi giorni, quindi vi invitiamo a seguire la nostra programmazione. Ed ora passiamo allo sport cavese. Sono ripresi ieri gli allenamenti degli Aquilotti. Sabato i metelliani incontreranno la Juve Stabia al Simonetta Lamberti. Dopo l'inciampo sarà importante rialzarsi, è ciò che dovrà fare la Cavese in seguito alla pesante sconfitta patita sul campo del Siracusa. Il risultato di 3-1 favorevole agli Aretusei è stato condizionato da due autoreti, due episodi che potevano capitare o non capitare, ma un aspetto sottolineato dal tecnico metelliano Giacomo Modica è che la sua squadra non è stata abbastanza cinica da colpire ulteriormente il Siracusa anche dopo il gol di Rosafio. Non approfittando dunque ancor di più del momento di sbandamento dei siciliani. Comunque sia, non si può cancellare quanto la Cavese è riuscita a fare prima del KO patito allo stadio De Simone, anche se in molti si augurano che nelle prossime trasferte gli Aquilotti riescano ad ottenere di più.
Ora c'è da preparare una gara più difficile per la Cavese. A Lamberti sabato sera arriverà la Juve Stabia, formazione molto solida che ha incassato appena 5 gol e ne ha segnati 19, meritandosi il secondo posto alle spalle del Trapani. Ieri pomeriggio allo stadio di Corso Mazzini il primo allenamento settimanale per i biancoblu. Per Modica non è a disposizione Nunziante per un infortunio, però si sono allenati a parte, oltre a Rosafio, anche Fella e Insudin, che a Siracusa non c'erano. Gli ultimi tre dovrebbero farcela. Aggregato al gruppo anche un attaccante classe 2000, Vincenzo Didato, che è uno dei migliori elementi della Berretti. Oggi doppia seduta. Intanto una notizia giunge dalla Lega Pro, perché ieri il giudice sportivo ha inflitto una multa di 1000 euro al Siracusa perché negli spogliatoi della squadra ospite sarebbe mancata l'acqua calda. Il disservizio è stato segnalato dai metelliani e refertato dal commissario di campo. Domani sera alla Biblioteca Vallone di Cava dei Tirreni saranno presentate alcune iniziative relative al centenario della Cavese. L'anno prossimo la tifoseria di Cava dei Tirreni festeggerà il 100° anniversario della fondazione della Cavese Calcio, avvenuta nel maggio del 1919. E domani sera alle ore 20:30 gli ultras aquilotti presenteranno le prime iniziative rivolte proprio al centenario nel corso di un evento pubblico che si svolgerà alla Biblioteca Comunale Avallone di Cava. Per questa presentazione è stata appositamente scelta la data del 7 novembre, che ricorda la vittoria storica della Cavese a Milano, riportata dalla vecchia squadra nel 1982. Era il campionato nazionale di Serie B. La serata si aprirà con un piccolo video su Milan Cavese e nell'occasione il ricercatore storico Gianluca Cicco annuncerà la realizzazione del docufilm ufficiale sul centenario e la prima proiezione pubblica sarà prevista il 27 dicembre. Alla serata di domani parteciperà la società Cavese con una sua delegazione. Prima di parlare di passare alla palla a canestro è il momento di vedere insieme tutti i gol della 10ª giornata del campionato di Serie C, Girone C. Il turno numero 10 del campionato di Serie C, Girone C, ha fatto registrare 26 reti. Vediamole tutte. Allo stadio Nicola De Simone, la Cavese è ospite del Siracusa, che va in vantaggio per primo. 25esimo, break dei siciliani, Palermo va al cross, ci mette il piede Bruno e fa autogol, 1-0 Siracusa. 32esimo, gran gol di Rosafio, che tira da 25 metri e la mette dove Messina non può arrivare, 1-1 della Cavese. 48esimo, secondo autogol della Cavese, altro cross di Palermo, devia Silvestri e spiazza Vono, 2-1 per il Siracusa. Al 66esimo, il 3-1 dei padroni di casa, cross di Bertolo dal fondo, conclusione vincente di Sabatino. Il Siracusa, affidato ieri alle cure di Michele Pazienza, ha suscitato una buona impressione. Trapani Matera viene sbloccata già all'11esimo di gioco da Granata, destro da lontanissimo di Dogurdò, nulla da fare per Farroni, 1-0 del Trapani. All'88esimo i siciliani chiudono la contesa con lo sfondamento di D'Ambrosio. Il tiro vale il 2-0 del Trapani, che sarà anche il finale. Vibonese Virtus Francavilla, allo stadio Luigi Razza, finisce 5-0. Vediamo uno dopo l'altro tutti i gol. 21esimo, Bubas di testa supera Turri. L'argentino, dopo il gol dell'1-0, annuncia la sua futura paternità. 26esimo, 2-0 della Vibonese con Taurino, dopo una corta respinta di Turri sul tiro di Prezioso. 33esimo, Bubas per Taurino che infila il pallone nel 3-0 della Vibonese. Secondo tempo, al 71esimo ancora Taurino per Bubas che in pallonetto batte Turri, 4-0. 84esimo, il cross è di Ciotti, il gol del 5-0 della Vibonese è di Edgar Ciani, al suo primo sigillo in campionato, pocherissimo dunque dei calabresi. Stadio Nicola Ceravolo di Catanzaro per Catanzaro Bisceglie. 34esimo, calcio d'angolo del Bisceglie con Iachimoschi, di testa segna De Sena, 1-0 per i pugliesi. 51esimo, azione insistita del Catanzaro, Crispino respinge su Celiento ma stavolta c'è Figlio Meni che infila in rete l'1-1, risultato che non cambierà più. A Pagani la partita paganese Sicula Leonzio si sblocca dopo appena 30 secondi di gioco. Galli, portiere dei campani, manda la palla a sbattere addosso a Ripa che è lesto a coordinarsi e tirare, 1-0 del Leonzio che vincerà così la gara. A Viterbo debutta per la prima volta in questo campionato la viterbese Castrense contro il Rieti. La gara si decide al 36esimo.
C'è Ricola per Gondò che va dentro e tira. Rieti in vantaggio. L'1-0 per la formazione di Sceu sarà anche il risultato finale. Spostiamoci allo stadio Viviani di Potenza, per Potenza Catania. Undicesimo, Giron effettua un cross verso Franza, che di testa batte Pisseri, 1-0 del Potenza. 25esimo, Strambelli si aggiusta palla e tira, 2-0 Potenza. 38esimo, il Catania accorcia le distanze con un gran gol di Biagianti, tiro da distanza siderale e palla dentro, 1-2. 56esimo, calcio d'angolo di Strambelli, sul secondo palo c'è Guaita, che di testa realizza il 3-1 del Potenza, che poi sarà il risultato definitivo. Juve Stabia Casertana. 28esimo, Casertana in vantaggio. Castaldo sul secondo palo mette fuori gioco Branduani. Interviene anche Padovan, ma il gol è di Gigi Castaldo. 1-0 dei Falchetti. 89esimo, la Juve Stabia acciuffa il pareggio con una punizione di Calò che finisce nell'angolino. L'1-1 sarà il finale allo stadio Menti. Rende regina e abbiamo concluso. Passano 5 minuti e Viteritti porta in vantaggio il Rende con la complicità del portiere avversario Licastro. 31esimo, sbaglia stavolta Savelloni, portiere del Rende, e la regina fa 1-1 con Tassi. 34esimo, Livacqua approfitta di qualche metro quadro in più a disposizione nell'area della regina e segna il 2-1 per il Rende. 45esimo, su assist di Franchini e Tassi che pareggia 2-2 per la regina, grande intuizione. 89esimo, il Rende merita il successo e lo ottiene con questa conclusione di Domenico Franco, che chiude lo scambio con Otranto Godano. 3-2 finale per i biancorossi, ora al secondo posto nel girone. E come dicevamo, ora parliamo del Cava Basket, che domani riceverà la visita degli ispettori della FIP che verificheranno l'avanzamento dei lavori sulla palestra Mauro e Ginavella di Pregiato. Domenica gli Eagles ospiteranno Curti. Serviva dare continuità al momento positivo e così è stato. Il Cava Basket nella quinta giornata della Serie C Silver ha vinto ancora. Terzo successo di fila, stavolta arrivato a danno del Mugnano, dopo che gli Eagles avevano già battuto la formazione di Parete e la pallacanestro Trinità. Il punteggio finale è stato di 54-45 in favore dei metelliani, che hanno segnato pochi punti rispetto al solito, ma ne hanno concessi ancora di meno ai mugnanesi. Non è stata neanche una gara tanto facile, perché il Cava Basket del coach Aldo Festinese, dopo il primo quarto, era sotto nel punteggio, poi però ha ribaltato le cose. Il più prolifico tra gli Eagles in fatto di punti è stato Fiorillo, con 16, seguito da Di Somma, Senatore, Orazzo e dagli altri, ma solo Fiorillo è riuscito ad andare in doppia cifra. Con il successo di domenica, i metelliani si trovano a 6 punti in classifica. Domenica sera il Cava Basket torna a giocare in casa. Arriverà il fanalino di coda, si spera nell'ok per la palestra San Nicola di Pregiato. Arriveranno domani sera sul posto gli ispettori della FIP che, in caso di giudizio positivo, omologherebbero la struttura per la Serie C Silver. Marco Ascoli, il presidente dei Biancoblu, si dichiara ottimista. I necessari lavori sono addirittura d'arrivo. Sì, finalmente è stato un lavoro lungo, iniziato ad aprile scorso. Hanno già montato i tabelloni trasparenti, credo si vedano già alle nostre spalle. Le protezioni dello spogliatoio sono state montate. Mancano i tabelloni punteggio e le protezioni dei lati corti del campo che domani mattina verranno ad installare. Per cui in serata dovrebbe venire la FIP per fare proprio la visita definitiva di omologazione. Speriamo che vada tutto bene come auspichiamo, in modo da poter giocare domenica la prima partita effettivamente in casa di questa stagione. E questa era la nostra ultima notizia. Buon proseguimento di giornata, sempre in compagnia di RTC Quarta Rete.